Benvenuti nel canale Piace che Piace. Oggi andremo a preparare un antipasto un po' diverso dal solito. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiamo e mangiamo. Iniziamo con la preparazione di oggi. Come prima cosa andremo a cucinare le patate. Quindi prendiamo un pentolino con un po' d'acqua e ci spostiamo ai fornelli. Mettiamo sul fuoco il pentolino con l'acqua ed aggiungiamo le patate. Nel momento in cui l'acqua inizia a bollire, per la cottura ci vorranno dai 15 ai 30 minuti in base alle dimensioni delle patate. Queste saranno pronte quando alla prova a stecchino risulteranno morbide. Patate cotte, togliamo dal fuoco e scoliamo. Fatto questo, prendiamo un contenitore ed aiutandoci con un coltellino andiamo a togliere la buccia delle nostre patate. E spostiamo all'interno del contenitore. Andiamo a schiacciare aiutandoci con una forchetta. Fatto questo, prendiamo il lievito di birra e lo andiamo a sciogliere nel latte. Aggiungiamo alle patate dando la prima impastata. Continuiamo ad impastare aggiungendo la farina. Adesso aggiungeremo un pizzico di sale e continueremo ad impastare con le mani. Assorbita la farina della ciotola, ne aggiungiamo un altro po', giusto un pizzico. Facciamo fare un altro giro, ricopriamo con pellicola e facciamo lievitare per circa 1-2 ore. Sono trascorse circa 2 ore, prendiamo la nostra base lievitata, togliamo la pellicola trasparente, mettiamo una spolverata di farina nella spianatoia e spostiamo su di questa il nostro impasto. Un po' di farina ed impastiamo per qualche secondo. Fatto questo, dividiamo a metà l'impasto, dopodiché tagliamo a tocchetti. Fatti i tocchetti, farina nella spianatoia, prendiamo un pezzo di impasto. Lo andiamo ad allargare. Dopodiché, aiutandoci con un tagliapasta rotondo, andiamo a dar forma al nostro antipasto. Data la forma pressoché rotonda, spostiamo in un vassoio con un po' di farina alla base.
Prendiamo tutto e ci spostiamo nei fornelli. Mettiamo una padella sul fuoco a riscaldare. Aggiungiamo un filo d'olio. E mettiamo a cucinare la base del nostro antipasto. Aggiungiamo un goccio d'olio sopra. Possiamo aiutarci con un pennellino per distribuirlo in tutta la superficie. Dopodiché, aiutandoci con un cucchiaio, giriamo. Li gireremo 1-2 volte. Vorranno pochi minuti per lato. Nel momento in cui da entrambi i lati risulteranno colorati, li togliamo e li spostiamo in un piatto. Completata la cottura, prendiamo i nostri piatti alla portata ed assembliamo il nostro antipasto. Quindi prendiamo la base del nostro antipasto, apriamo con un coltello e mettiamo in uno una fetta di prosciutto crudo. Mentre nel secondo aggiungiamo le olive private dell'osso. E il nostro antipasto, un po' diverso dal solito, è pronto. Se stai cercando altri antipasti, clicca la playlist. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci l'antipasto! Se stai cercando altri antipasti, clicca la playlist. Clicca la playlist. Ciao Deborah!